Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video completeremo la descrizione dei 5 sultanati del Deccan, emersi contestualmente al crollo del regno Bahmanide e che svolsero un ruolo centrale nella storia dell'India medievale. Nella prima parte del video abbiamo parlato dei sultanati di Ahmadnagar, Bidar e Berar. Passiamo quindi agli ultimi due, ovvero quelli di Bijapur e Golconda. Se vi piace questo video, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Il motivo per cui ho deciso di dedicare l'intera seconda parte del video sui sultanati del Deccan a quelli di Bijapur e Golconda è che questi, tra tutti e cinque, furono forse tra i più prominenti, assieme anche a quello di Ahmadnagar, sotto molteplici aspetti, sia politici che artistici ed economici. Inoltre, questi due sultanati furono anche quelli che tra tutti sopravvissero più a lungo. Ciò fu dovuto a diversi motivi, innanzitutto la loro posizione geografica. Golconda e Bijapur, infatti, essendo emersi nei domini meridionali del vecchio regno Bahmanide, furono anche gli ultimi a cadere sotto l'impetuosa avanzata del potere Mughal proveniente da nord. Oltre la frontiera meridionale, esisteva solo l'impero di Vijayanagar, il quale, sebbene rappresentò una seria minaccia per i sultanati durante i primi decenni del XVI secolo, fu messo quasi del tutto a tacere subito dopo la sconfitta riportata nella battaglia di Talikota nel 1565. Analizziamo quindi i due sultanati più in dettaglio. Il sultanato di Bijapur si estendeva nell'odierno stato dell'India meridionale del Karnataka, nel Deccan occidentale, ed era governato dalla dinastia degli Adilshahi. Questa dinastia fu fondata da Yusuf Adil Shah, noto anche come Adil Chao nelle cronache dei portoghesi, che in quegli anni stavano espandendo la loro influenza in India. Egli era di origine iraniana e venne nominato da parte del sultanato Bahmanide governatore del distretto di Bijapur. Con la progressiva disgregazione dei Bahmanidi nell'ultimo decennio del XV secolo, Yusuf Adil Shah dichiarò l'indipendenza della provincia posta sotto la sua amministrazione, cioè quella di Bijapur, dove fondò il sultanato omonimo nel 1489 e che sopravvisse fino al 1686, quando Aurangzeb riuscì ad annetterlo all'impero Mughal. Yusuf Adil Shah era un musulmano sciita e trasferì il suo credo al resto della dinastia, sebbene alcuni dei suoi successori giunsero a professarsi sunniti, tra i quali Ibrahim Adil Shah II, il più celebre sultano della dinastia Adil Shahi di Bijapur e il quinto in ordine cronologico. Sotto la guida degli Adil Shahi, il sultanato intraprese un processo di espansione nella regione, che coinvolse principalmente i confini meridionali del regno dopo la sconfitta dell'impero di Vijayanagar nella battaglia di Talikota nel 1565, e ad est, dove nel 1619 Ibrahim Adil Shah II conquistò il sultanato di Bidar, sconfiggendo l'Amir III della dinastia dei Badi Shahi. Sulla costa, invece, il controllo di Bijapur fu eroso dalla progressiva espansione portoghese, che conquistò Goa e il territorio circostante nel 1510. In quell'occasione, nonostante le difese organizzate da Ismail Adil Shah e dai mamelucchi egiziani, suoi alleati, Goa fu persa e ceduta alla nascente potenza coloniale europea, il 10 dicembre 1510. La città di Bijapur, ufficialmente conosciuta col nome di Vijayapura, cioè città della vittoria, e già capoluogo provinciale in epoca Bahmanide, divenne la capitale del sultanato al quale diede il proprio nome per tutta l'esistenza di quest'ultimo. Il contributo dei sultani Adil Shahi, grandi mecenati, trasformò questa modesta e provinciale città Bahmanide in una metropoli cosmopolita. Grazie alla dinastia Adil Shahi, la città divenne il crocevia di idee e un importante centro economico, politico, culturale e artistico nell'intero subcontinente. I sultani, in particolare Ibrahim Adil Shah II, Muhammad Adil Shah e Ali Adil Shah II, arricchirono la città di Bijapur con palazzi, moschee, mausolei e ampie infrastrutture di approvvigionamento idrico. Questo ampio sviluppo architettonico produsse alcuni dei più meravigliosi esempi dell'architettura indo-islamica. Nella sua essenza più profonda, l'architettura del sultanato di Bijapur fu il risultato della convergenza di stili di origine persiana, turco-ottomana e deccani. La corte degli Adil Shahi beneficiò sin dal principio del patrocinio liberale dei suoi sultani e per questo motivo la corte di Bijapur rappresentò il punto di arrivo di molti studiosi, poeti, pittori, artisti, musicisti e sufi giunti da diverse parti del mondo. Dopo la conquista portoghese di Goa e dei territori circostanti, l'integrità del sultanato rimase relativamente stabile almeno fino agli anni 30 del XVII secolo. Una prima e minore minaccia alla stabilità politica del sultanato giunse dall'ascesa dei Maratha, che ebbe origine dalla rivolta di Shivaji all'autorità Bijapuri nei territori occidentali del sultanato. La più grande minaccia alla sicurezza di Bijapur fu, tuttavia, rappresentata dalla rapida espansione dell'impero Mughal nel Deccan. La morte di Ibrahim Adil Shah II nel 1627 coincise con la fine della grandezza del sultanato di Bijapur. Nel 1631, poco dopo l'ascesa del suo successore Muhammad Adil Shah, i Mughal, guidati dall'imperatore Shah Jahan, cercarono di conquistare Bijapur, ma fallirono.
Tuttavia, dopo appena 5 anni e fatto non raro nella tumultuosa politica del Deccan medievale, il sultano di Bijapur, Muhammad Adil Shah, si schierò con i Mughal nella conquista di Ahmadnagar nel 1636. Come ringraziamento, Shah Jahan riconobbe formalmente la sovranità di Muhammad Adil Shah, fatto che salvaguardò per i successivi 20 anni il sultanato da ogni possibile aggressione da parte dei Mughal. Nel 1656 Muhammad Adil Shah morì e gli successe Ali Adil Shah II. Shah Jahan, già ansioso di annettere Bijapur al suo impero, mise in dubbio la legittimità di Ali al trono e ordinò a suo figlio Aurangzeb, a quel tempo governatore Mughal del Deccan, di conquistare il sultanato di Bijapur. Aurangzeb assediò il forte di Bijapur, ma prima che potesse catturarlo, dovette togliere l'assedio e precipitarsi a nord per la guerra di successione al trono Mughal contro suo fratello Dara Shikoh. Firmò quindi rapidamente un trattato con il sultanato di Bijapur che, dietro il pagamento di un'indennità di guerra e il trasferimento dei forti di Bidar e Kaliani al controllo Mughal, ne garantì la sopravvivenza. Tuttavia il declino, una volta iniziato, fu inarrestabile. Con la morte di Ali Adil Shah II, avvenuta nel 1672, la situazione del sultanato di Bijapur divenne sempre più insostenibile. Gli succedette suo figlio Sikandar Adil Shah, di 4 anni, il quale ereditò un regno politicamente precario e instabile, con una corte divisa in diverse fazioni. I Mughal approfittarono della situazione e attaccarono Bijapur nel 1676, ma senza risultato. E questo stallo si protrasse negli anni successivi, fino a quando lo stesso imperatore Aurangzeb non giunse nel Deccan nel 1682. Nel luglio 1686, Aurangzeb prese direttamente parte all'assedio del forte, che capitolò nel settembre dello stesso anno. E con questo anche la storia del sultanato di Bijapur, che fu annessa all'impero Mughal. Parliamo ora del sultanato di Golconda. Questo si estendeva nei territori degli odierni stati indiani del Karnataka, Telangana e Andhra Pradesh, in un arco temporale che spaziò dal 1518 al 1687 e fu governato dalla dinastia Qutb Shahi. Questa fu fondata nel 1518 da Quli Qutb Mulk e governò Golconda per 171 anni, fino a quando l'imperatore Mughal Aurangzeb conquistò il sultanato nel 1687. Quli Qutb Mulk fu un turkmeno sciita che entrò al servizio dell'esercito Bahmanide. Per via paterna discendeva da Kara Yusuf ibn Muhammad Barani, il sovrano di Kara Koyunlu, una federazione tribale turkmena sciita che governò dalla seconda metà del XIV secolo al 1468 un regno corrispondente agli attuali Azerbaigian, Georgia, Armenia, Iran nordoccidentale, Turchia orientale e Iraq nordorientale. In India, nell'esercito Bahmanide, Quli Qutb Mulk raggiunse un altro grado militare e nel 1495, grazie ai servizi resi, venne nominato dal sovrano Muhammad Shah Bahmani subedar del Telangana. Con la disintegrazione del sultanato Bahmanide alla fine del XV secolo, Quli Qutb Mulk, già di fatto indipendente, assunse nel 1518 il titolo di Shah e fondò la dinastia Qutb Shahi. Il suo regno terminò improvvisamente e tragicamente nel 1543, quando suo figlio Jamshid lo uccise prendendone il posto. Contestualmente, Jamshid accecò suo fratello maggiore per impedire che potesse rivendicare il trono e costrinse l'altro fratello, Ibrahim Quli, a fuggire a Vijayanagar per avere salva la vita. Jamshid morì nel 1550 e gli successe suo figlio Subhan, il cui regno durò solo un anno, poiché la nobiltà di Golconda richiamò Ibrahim Quli dal suo esilio a Vijayanagar e lo proclamò sultano. I 7 anni trascorsi alla corte di Vijayanagar furono determinanti per Ibrahim Quli e per il suo regno. Egli visse infatti come ospite d'onore alla corte di Ramaraya, il potente imperatore di Vijayanagar. Durante la sua permanenza a Vijayanagara, Ibrahim sposò Bhagirathi, una donna indù appartenente alla nobiltà locale. Gli effetti di questa unione furono in seguito visibili nell'atteggiamento di Ibrahim nei confronti dei suoi sudditi indù. Infatti, quando Ibrahim salì al trono di Golconda nel 1550, decise di impiegare indù a fianco dei musulmani per scopi amministrativi, diplomatici e militari all'interno del suo sultanato. A quel tempo la sua corte rappresentava un centro artistico cosmopolita e multireligioso di primo ordine, dove la letteratura e la poesia telugu erano promosse assieme a quella araba, turca e persiana. Il ricordo e la vicinanza politica alla corte di Vijayanagara non impedì tuttavia a Ibrahim di prendere parte alla coalizione che nel 1565 sconfisse le forze di Vijayanagar nella battaglia di Talikota e che rase al suolo la capitale dell'impero spingendolo al declino. Dopo tali battaglie, infatti, Ibrahim poté espandere il proprio regno a spese dei possedimenti del morente impero. Ibrahim morì nel 1580 e gli successe suo figlio, Muhammad Quli Qutb Shah, nato dall'unione tra Ibrahim e sua moglie Bhagirathi. Durante il regno di Muhammad Quli Qutb Shah, le relazioni tra i due musulmani si rafforzarono ulteriormente. Il suo nome è però legato alla città di Hyderabad, da lui fondata nel 1591 per estendere la capitale oltre la sola città fortificata di Golconda. Hyderabad rappresentò la continuazione delle fortune di Golconda derivanti dal commercio dei diamanti e di pietre preziose, estratte nelle numerose miniere presenti nella regione. Durante il periodo del sultanato, la città di Golconda prima e quella di Hyderabad poi divennero centri mondiali per il commercio dei diamanti.
e vi rimasero fino alla fine del XIX secolo. La regione di Golconda produsse alcuni dei diamanti più famosi al mondo, tra cui il Kohinoor e il Regent, considerato il diamante più bello e più puro del mondo. Come nelle corti degli altri sultanati del Deccan, anche in quella di Golconda si realizzò quella incredibile fusione tra elementi stranieri e locali. I Kutshahi non dimenticarono mai la loro origine e anzi la svilupparono ulteriormente, integrandola e arricchendola dei tratti principali della cultura locale del Deccan, quali la lingua e la cultura Telugu. Essi furono anche noti per il loro governo di stampo secolare e liberale e per il loro patrocinio di arte e cultura. L'architettura del sultanato produsse numerosi esempi di stile indo-islamico, una combinazione di stili architettonici indiani e persiani, in modo simile a quanto emerso negli altri sultanati del Deccan. Il declino della dinastia dei Kutshahi e del sultanato di Golconda ebbe inizio nel 1630, con una sorte simile a quella del sultanato di Bijapur. Nel 1636, infatti, Shah Jahan costrinse i Kutshahi a riconoscere la sovranità Mughal. Nel 1686, al tempo della conquista Mughal di Bijapur, Golconda era governata dal suo settimo sultano, Abul Hasan Kutshah, sebbene fosse, di fatto, amministrata da due ministri indù, Madanna e Akanna. Non passò molto tempo prima che Aurangzeb rivolse la sua attenzione a Golconda. Egli assediò il forte di Golconda nel gennaio 1687 e lo conquistò nel settembre dello stesso anno. Il sultano Abul Hasan fu imprigionato e rinchiuso nel forte di Daulatabad e Golconda fu quindi integrata nell'impero Mughal. Ok, siamo giunti alla fine del video. Spero che abbiate trovato interessante questa breve descrizione dei 5 sultanati del Deccan. Ovviamente non è stato possibile coprire in due video così brevi tutti i bellissimi dettagli storici riguardanti questo meraviglioso periodo della storia indiana. Spero tuttavia che il mio piccolo contributo serva allo scopo di mantenere viva la passione per questo tema. Vi ricordo infine di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Alla prossima!